Stop all'isolamento della cultura, via libera all'interconnessione tra le reti bibliotecarie. Nasce anche a Taranto il polo Bibliorete nel Servizio Bibliotecario Nazionale. A presentare il progetto nella Biblioteca Clavio la Regione Puglia con l'assessore Angela Barbanente, artefice insieme alle biblioteche di questo risultato, e il presidente della provincia di Taranto, Gianni Florido. Insieme hanno rimarcato l'impegno degli enti a sostegno del polo per favorire lo sviluppo del sistema bibliotecario provinciale. Le biblioteche entrano in rete all'insegna delle parole chiave cooperazione e condivisione, e il polo di Taranto è un polo che ha avuto un finanziamento di 820.000 euro nell'ambito dei fondi comunitari, fondi che sono, lo voglio sottolineare, destinati alla valorizzazione per lo sviluppo. E noi riteniamo che il potenziamento delle biblioteche sia elemento fondamentale per lo sviluppo del territorio. Senza cultura non ci può essere sviluppo, non ci può essere creatività, non ci può essere innovazione, non ci può essere capacità di dialogare col mondo, cosa che oggi è fondamentale ai fini dello sviluppo. Queste biblioteche sono dei patrimoni preziosissimi. Il tutto è stato finanziato con fondi FESR di oltre 800.000 euro. D'ora in poi tutte le biblioteche di Taranto e provincia, spiegato Florido, saranno in rete a disposizione di tutti i cittadini utenti. Si cerca di rendere più facile e più fruibile l'accesso alle reti bibliotecarie. Cioè, è un tema che sembra un orpello, invece non lo è, perché molte volte la distanza anche di 20 km ti evita di godere e di conoscere una ricchezza complessa che noi abbiamo. Per esempio, citavo Massafra, la civiltà rupestre, ma citavo Sava, la biblioteca di Sava del convento di San Francesco. Sono dei tesori che non conosciamo e che messi in rete probabilmente possono anche sviluppare una conoscenza del territorio più larga.